Dottore, la natura ci offre tutti i principi attivi per poterci curare? Certo, e sì, la natura ci offre tutte le piante, c'è anche un vecchio proverbio che dice che per ogni disturbo in natura c'è una pianta per poterlo appunto curare. E allora a noi non ci resta altro che approfittare non solo della bellezza della natura e del suo equilibrio, anche della sua perfezione, ma soprattutto dei suoi principi attivi per perlomeno ossidarci di meno, per diciamo rallentare l'invecchiamento. Ecco, la medicina fa una parte, però l'altra parte la deve fare anche il cervello e quindi la persona, lo stile di vita. Sì, lo stile di vita è fondamentale perché l'80% delle nostre malattie, dei nostri disturbi, delle nostre patologie derivano dal nostro stile di vita. Soltanto pensi un 20% e basta dipende dalla nostra ereditarietà. Questo non lo dico io, ma lo dicono i ricercatori, gli scienziati che studiano appunto le patologie e le loro derivazioni. Siamo in momenti storici e ogni momento c'ha, diciamo, il suo pallino. Questo c'è una riscoperta della fitoterapia. Che tipo di approccio dobbiamo avere? Ma la fitoterapia è la nostra prima medicina, no? Non è l'altra medicina come molte volte sento dire. I 2/3 dei farmaci derivano dalle piante medicinali, per cui deve esserci un approccio favorevole e positivo, anche perché, come dicevo prima, ha sempre curato, finché mondo e mondo si è sempre curati con le piante medicinali. Oggi sempre di più, in quanto molti più specialisti, molti più anche fitoterapeuti ci sono, che possono curare attraverso le piante medicinali. E quindi non ci resta altro che approfittarne, anche perché le piante medicinali fanno parte del nostro DNA, per cui hanno meno effetti collaterali iatrogeni rispetto appunto ai farmaci di sintesi chimica.